Segnale News. A pochi giorni dall'inizio e dall'impegno ufficiale di questa campagna elettorale a Cassino c'è un minimo comune denominatore che incombe su tutti i partecipanti, ovvero quello della presentazione di progetti concreti, di idee fattibili, a cominciare anche da un argomento principe come quello delle mense scolastiche. Ne è convinta di questo anche Maria Rita Petrillo, che si candida con una lista in sostegno di Francesco Musillo, sindaco. Sì, io ho avuto la possibilità di essere rappresentante mensa della scuola di Viarno e ho potuto rilevare in questi 2 anni diverse criticità. E poi c'è l'esigenza di trovare una sinergia tra istituzione e famiglia. Vi siete inventati l'idea di un'app? Sì, la proposta è quella di far scaricare ai genitori un'app sul proprio cellulare, dove potranno sapere in tempo reale che cosa succede nelle mense, tutti i giorni essere al corrente di che cosa mangiano i propri bambini. E poi l'app dovrà avere non soltanto un carattere informativo, ma anche un carattere formativo con dei consigli nutrizionali. Insomma, puntata ad una sana informazione alimentare per i più piccoli. Sì, in quanto l'educazione alimentare passa anche attraverso le mense scolastiche. Ma in questo progetto di educazione alimentare non c'è solo l'app? No, per coloro che non hanno la possibilità di scaricare l'app abbiamo previsto l'apertura di una pagina Facebook in cui i genitori possono lasciare i commenti e dove verranno pubblicate tutte le fotografie dei cibi che vengono serviti a scuola. Perché anche l'occhio vuole la sua parte e in cucina di certo l'amministrazione attuale in questo non è stata bravissima. Segnale News.